Benvenuti a questa nuova puntata di Storie di Musica. Oggi abbiamo con noi un ospite, un grandissimo ospite. Diamo il benvenuto a Vince Tempera. Ciao. Il grande Vince Tempera, perché è un pezzo della storia della musica italiana. Maestro, siamo felicissimi che sei qua con noi. Bene, bravo. Hai iniziato con un brano di Gershwin che io suonavo da ragazzo, perché Gershwin è stato uno dei miei primi maestri. Parlo musicalmente. Infatti io ti racconto un aneddoto. Io imparai a memoria tutta la Rhapsody in Blue che amavo ancora adesso. E partecipai a un concorso della RAI che si chiamava tipo Primo Applauso. Avevo 15 anni allora. Quindi e veramente giovanissimo. Alla RAI di Milano, che poi dovevamo andare a Roma. E fui bocciato perché dovevo andare un raccomandato di qualche dirigente a suonare un'altra cosa. Senza peli sulla lingua. Diciamo la verità com'è, 50 anni fa, quel raccomandato mai saputo il nome ed è scomparso. Io sono ancora qui. E sei qua con noi e hai fatto una masterclass proprio in questi giorni ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, che sono stati entusiasti di incontrarti. Spero. Perché conoscono praticamente la tua figura per quello che hai rappresentato per la musica, ma anche per la televisione italiana, perché insomma sei una figura molto conosciuta. Io vorrei raccontare proprio da dove sei partito, perché ho letto nel tuo curriculum che hai studiato con un maestro che è veramente un nome sensazionale. Tra i suoi allievi c'era un certo Maurizio Pollini, insomma, Carlo Vidusso. Vidusso, che era conservatore di Milano, e Gentilucci per l'armonia. Gentilucci. O Torino Gentilucci, papà di Armando Gentilucci, che poverino è morto, e poi era geniale nella musica moderna, concreta, eccetera. E cominciai con loro, e quando dicevi di Vidusso, guarda maestro, io non me la sento di fare il concertista, che lui voleva che facesse il concertista, perché mi sudano le mani. E non posso sudare le mani quando faccio il concerto e l'emozione. Preferisco fare un po' di jazz, di moderna, e lui, devo dire, molto libero, mi disse: fai quello che ti senti di fare, per me tu rimani. Infatti dopo qualche anno che ha visto che la mia carriera, aveva ragione tu. Mi raccontavi che Vidusso era praticamente un patito, o meglio, un patito, aveva il tarlo del bibliofilo, perché era uno studioso, un grande studioso proprio di diteggiatura lui, sullo strumento musicale. Lui, sai che prima Vidusso, prima di insegnare, era concertista, poi lui interruppe la carriera perché diceva che aveva un problema a un dito. Non ho capito che problema avesse, lui insisteva, però sai, a volte il musicista mentalmente, se si crea un problema, si blocca la mano. Sì, certo. Allora lui si è messo a insegnare. C'è tanta testa anche, esatto. Non è soltanto quando un lui movimento girava, digitale. Comprava tutte le edizioni musicali varie, degli stessi brani anche, poi li analizzava, esaminava, cambiava la diteggiatura. E lui, nel cambiarla, faceva in modo che lo studente sviluppasse il quarto e il quinto dito. Il mignolo, sono quelle più deboli, diciamo, dal punto di vista fisiologico. Il terzo dito, nei passaggi, nelle cose. E ti assicuro che quando me lo facevi, perché usavo il primo e il secondo, lui con la bacchetta ti picchiava sulla mano, facendoti male. E addirittura lui girato ascoltava e capiva se tu
cambiavi la diteggiatura che lui aveva messo. No, hai sbagliato. Si arrabbiava. Esatto. Hai sbagliato. Era un maestro severo. Severo. All'antica, vecchia scuola. Di quali anni stiamo parlando? Perché stiamo parlando di... Primi anni 60. Primi anni 60. Pollini ha preso il premio Varsavia, credo nel 1960-61, credo. Maurizio Pollini, ricordiamo che Maurizio Pollini è forse il pianista italiano più conosciuto nel mondo, nel senso che ha vinto il premio Chopin di Varsavia ed è stato qualche giorno fa a fare un recital, quindi ancora in piena attività, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Ma lui adesso, io l'ho sentito l'ultima volta 4 anni fa alla Scala, che per 2 giorni ha fatto tutta l'opera Chopin pianistica. Certo, perché lui comunque è riconosciuto, si è anche lui stesso, diciamo, personificato nel pianista che esegue Chopin. No? Infatti io imparai all'epoca, da questi pianisti, anche quelli americani, che è importante è il genere dove tu ti muovi. Cioè non devi fare tante cose, le fai per conoscere. Poi ti specificamente lavori... ti specializzi su un repertorio. Michelangelo lavorava su Debussy, lui e quell'altro lavora su Mozart, questo lavora su Chopin, perché c'è chi tira fuori l'anima del pezzo. Senti, maestro, io ti vorrei fare una domanda. Tu hai debuttato, hai fatto un debutto a Sanremo, praticamente con Zingara di Iva Zanicchi. Ecco, siccome per noi italiani, quando sentiamo il Festival di Sanremo, è un momento durante l'anno, cioè il mondo c'ha Pasqua, Natale, Ferragosto, noi abbiamo pure il Festival di Sanremo, che è una grande realtà. Cosa significa per un giovane musicista, cioè approcciarsi ad una realtà del genere e debuttare comunque con un'opera che poi rimane nel tempo? Ho capito, ci sono, bisogna considerare due momenti. Quando io debuttai, fino agli anni 60, tu avevi un'orchestra vera davanti a 50 centimetri, c'era. Il pubblico era mezzo metro dietro, c'erano tutti addosso. Quindi non potevi sbagliare, uno. Due, non avevi i click dei computer che ti davano il tempo, cioè dovevi avere il tempo qua. Come... Ah, giustamente non c'era il beep. Ecco, il beep non c'era. Chiamiamolo così volgarmente. E se sbagliavi di due punti. Quindi il tempo, non ci stavano le cuffie che oggi vediamo in TV. Rischiava no? i cantanti di cantare o più veloce o più lento, lo mettevi a disagio. Calcolando che i cantanti, quando sono a Sanremo, diventano sordi, non sentono più l'orchestra, non sentono più niente. È talmente tanto il timore, la paura, l'emozione, che si isolano nella loro. E quindi se il beep effettivamente dà il tempo, ora faccio una domanda provocatoria, certo. Se c'è il beep che dà il tempo, il direttore d'orchestra non serve a niente. Non serve più a niente. Non serve più. Praticamente agita le mani, ecco, al tempo del beep. Sono arrivato al giorno d'oggi, cioè quello che è importante, anche tu lo sai, sono le prove. Nelle prove metti a posto la macchina, l'orchestra. Certo. Ecco, io ho sempre scritto, io parlo degli inglesi, che quello che è l'orchestra d'avvio non è l'orchestra del disco, certo, invece allora io arrangiavo l'orchestra per dare dei punti d'appoggio al cantante che non sbagliasse mentre cantava. Cioè, quando tu hai Celentano... È un mestiere. Quando Celentano è uno che a volte non va a tempo, allora per farlo andare a tempo, cosa fai? Che c'è la cosa, metto una frase in fiati dentro fra una frase e l'altra. Così lui sa che se non sente i fiati non canta. Non canta. Hai capito? Certo. È un modo... Quindi diciamo che il cantante comunque conosce quello che c'è alle sue spalle. Se non sente la risposta non canta. Non canta. Certo. Cioè canta al tempo che dico io. Certo. Cioè quando c'è sono i fiati, aspetti e canti subito dopo. È un po' come l'opera, no? Certo. Che sia la risposta al cantante, che lo guardi. Ora cosa succede? Che oggi come oggi, con il click, poi c'erano, è tutto abbastanza pianificato, direi quasi noioso. Cioè, è come sentire il disco, allora tanto vale se prendi il disco. Ecco, sul disco facevamo un ragionamento, io mi permetto di farti queste domande perché avendo tu vissuto anni d'oro praticamente del nostro paese, sicuramente conosci questi argomenti molto meglio di me. Anche oggi, diciamo, noi incidiamo dischi, ormai è tutto digitale, no? Perché
la digitalizzazione si è estesa anche alla musica classica, alla musica leggera italiana. Prima invece si registrava con il nastro, cioè i più grandi hanno registrato con il nastro. Il nastro, per forza. E allora, era analogico, no? Analogico. Allora ti permetteva di tagliare i nastri, di montarli, ti permetteva di... intanto a volte col rosso poteva andare anche col nastro poteva andare in rosso, perché che il suono andare in rosso, cioè andare in rosso vuol dire che vai fuori range, vai fuori sonorità, è un po' più spinta, però il nastro regge fino a 10 dB l'uscita del suono, invece il digitale quando arriva a zero si blocca, si blocca. E potevi tagliare, cioè potevi fare l'editing, oggi noi facciamo l'editing, che tagliamo e incolliamo. Spieghiamo, ecco, ai nostri telespettatori che l'editing consiste proprio nel prendere le tracce migliori e incollarle durante la registrazione. Io la prima scoperta e anche la prima delusione l'ho avuta sempre giovanissimo, quando un giorno vengo invitato a Milano negli studi dell'Angelicum, che era una casa discografica che faceva solo classica. Il fonico era un ingegnere del suono, proprio nipote di Franz Liszt, quindi conosceva la musica, eccetera, di origine tedesca, quindi preciso. E quel giorno incidevano delle partite di Bach al clavicembalo. E c'era un clavicembalista famoso per la Decca Angelicum. Come no? Io ascolto... Una delle case discografiche più importanti del mondo, possiamo dire, perché io è Universal. All'incisione e vedo che ogni 18-20 battute si fermava, rifacciamo da qua e numerava la partitura, il fonico, l'ingegnere. Ma ingegnere, cosa ti faccio vedere la fine? E siamo arrivati alla fine. Scopro che lui poi pian piano con le forbici tagliava il nastro a quarto di pollice, quindi era grande così, era facile da tagliare, con la taglierina. Con la taglierina addirittura? Sì, era un lavoro di sartoria praticamente. Sì, taglierina in diagonale, mi ricordo anche, perché se la tagli così può sfrangiare, invece in diagonale si taglia preciso. Certo. Allora, conclusione, certo. Tagliava il nastro, lo giuntava e dopo mezz'ora di lavoro, dice, questa qui è la partita di Bach. E suonava perfettamente. Certo. Allora io da un lato scoprì un mondo e dall'altro lato rimasi deluso perché ero convinto che i grandi concertisti suonassero di filato di seguito tutta il notturno di Chopin. No, lo montavano. Erano esseri umani anche loro. Anche loro erano, cioè, esseri umani. Anche Rubinstein. Sono degli errori nelle sue registrazioni. Senti, lui ci dà di... Io dico sempre che ci sono, per esempio, i quadri di un'esposizione di Horowitz che sono pieni di errori in realtà. Pieni. Però stiamo parlando di un nostro sacro. C'è l'emozione. Ecco. È un'altra cosa. Non c'è quella guerra giapponese di fare le note. Il maggior numero di note giuste possibile nel minor tempo possibile. Perché quella sì? È un cavallo da corsa, insomma. È una bella frase questa. Maestro, prima di mandare in onda un omaggio, ti facciamo una sorpresa, ti faccio un'ultima domanda prima di questa e poi continuiamo con il resto, ecco, delle tue esperienze, del tuo vissuto, della tua grande carriera. Il tuo primo disco d'oro con l'arrangiamento di Love Story, cioè una cosa praticamente che vinci un disco d'oro, uno fa una carriera e dice faccio un arrangiamento di Love Story, vinco un disco d'oro, ma cosa significa? Cioè il Vince Tempera che noi conosciamo oggi è perché... Allora, io ho avuto l'incoscienza, che poi è diventata una fortuna, di seguire tutti i generi musicali, quando in Italia... o fai il jazz, o fai questo, o fai quello. Io facevo dall'ISO di Raul Casadei, di Secondo Casadei, io ho cominciato con lui a registrare. Da Secondo Casadei arrivo fino alla London Symphony Orchestra a Londra. Cioè, non mi sono fatto mancare nulla musicalmente, ma questo è importante per il tuo bagaglio musicale. Un domani scrivi un'opera, scrivi qualsiasi cosa. Ascoltiamo questo omaggio... Vai, che il tuo cuore nessuno lo prende.
Ed erano Angelo Cozzi ed Aurora Duraccio, due degli studenti del Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro e Nocera Terinese, che il maestro Vince Tempera ha ascoltato in questi giorni, ha incontrato, e facevano Goldrake. Goldrake, no? Una mia canzone. Perché ne hai scritte veramente tantissime. Vedevo Goldrake, Capitan Harlock, L'Ape Maia. E leggevo che Ufo Robò ha venduto 650.000 copie di dischi. Una ventina di canzoni in due anni. E io e Luigi Albertelli abbiamo venduto, il mio paroliere, più di 5 milioni di dischi. 5 milioni di dischi? In due anni. E sono circa 10 miliardi di fatturato di allora. Parlo del 75. Oggi non li vedono neanche col binocolo, capito? Diciamo che oggi la discografia è totalmente cambiata. Praticamente, se vogliamo dire così, vogliamo spingerci oltre e dire che la distribuzione fisica dei dischi non esiste più sostanzialmente. No? Ma quella digitale non ci dà neanche i guadagni che avevamo allora. Capito? Certo, quindi, per digitale intendiamo le piattaforme digitali, quindi Spotify, Deezer, iTunes. Esatto. Diciamo che l'artista ha un guadagno di una piccola percentuale, piccolissima, irrisoria. Però gli permette di fare concerti, serate, cioè muove l'indotto. Certo. E poi la parte principale di un artista è suonare dal vivo. Non certo. È vendere i dischi, è stato all'inizio del Novecento. Possiamo vederla pensa che Caruso, bicchiere mezzo pieno. Ecco. Caruso è stato il primo milione di dischi venduto nel mondo. È stato Enrico Caruso, che aveva inciso, è stato il primo. Eccezionale. Vesti la giubba. Senti, maestro, io ti voglio chiedere una cosa in confidenza. Abbiamo visto due ragazzi che, insomma, si sono divertiti suonando la tua musica. Peraltro a Goldrake hanno dedicato un singolo anche Zero Assoluto. Insomma, la tua musica è famosa in tutto il mondo e questo lo sappiamo. Cosa ti senti di dire ai nostri giovani? Perché io noto che a volte i nostri ragazzi, come primo obiettivo, forse è il risultato di un sistema ormai malato che c'è, hanno quello ecco di andare in televisione, di cantare nella radio, sui giornali, e non quello forse come primo obiettivo di imparare effettivamente il mestiere. Questa è anche colpa delle famiglie, secondo me. Le famiglie vogliono vedere il proprio figliolo che cammina per il corso del paese, che bravo che ti ho visto l'altra sera a fare, che ne so, il programma con la Clerici, hai capito? Che loro guardano questo. Ma io quando... Cioè, non stiamo dicendo, io questo voglio sottolinearlo, non stiamo dicendo ovviamente la radio, la televisione e i giornali sono un veicolo importante di informazione, di distribuzione della musica. Prima di essere capace. Ecco, un giovane studente che si appresta allo studio dello strumento. Allora, io quando studiavo, poi la logica è sempre quella. Passano gli anni, ma non cambia niente. La mia ambizione era quella di suonare con Gorni Kramer, che allora era il massimo uso. Il tuo sogno, diciamo. Esatto, il mio sogno era quello, non era vendere i dischi. Cioè, avevo voglia di suonare nell'orchestra di Gorni Kramer. Allora, io dico ai ragazzi, dopo è cambiato, voglio suonare le percussioni con Santana. Faccio un esempio. Oggi un ragazzo deve dire, voglio suonare la chitarra con il Led Zeppelin. Non è, voglio andare in televisione a fare Amici, che mi frega gli Amici. Amici, perché i ragazzi non lo sanno, Amici ti distrugge dentro, è un'indagine psicologica che fanno sull'artista. Se non hai qualche separazione in famiglia che fa parlare la televisione, ti lasciano a casa, anche se non è che quello è meno bravo di me, è passato. Certo, avrà qualche morto in famiglia che devono fare pubblicità. Certo. Purtroppo è una televisione che vive di scandali, di cose brutte. Forse è una televisione ormai, diciamo, al giorno d'oggi si può dire inquinata, no? Diciamo un'altra cosa, e la radio, peggio che andare di... La radio, se non vai in radio è perché non paghi. E ragazzi si illudono, ma come quello è andato in radio? Certo, ha pagato la promozione e è andato in radio. Cioè cercate di svegliarvi un attimo. Cioè certo. Tutte le cose hanno un costo, purtroppo. E i ragazzi non se ne rendono conto, i genitori pretenderebbero, ma mio figlio è bravissimo, perché non, cosa, io devo investire 50.000 euro su un ragazzo? In cambio di che?
Certo. Cioè, certo. La gente non si fa questa domanda. Io faccio questa osservazione perché abbiamo coinvolto, diciamo, negli anni tantissimi maestri che hanno incontrato questi ragazzi, da Silvia Mezzanotte a Mariella Nava. E noto che ecco, gli studenti come primo obiettivo nel farsi ascoltare dal maestro non hanno quello di carpire, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però no, ma... ho notato questo, di carpire ecco, il segreto tecnico, ma proprio quello di mettersi in mostra per, pensando, ecco, vediamo se il maestro mi propone per qualcosa, mentre 50 anni fa funzionava in maniera diversa, insomma. Sai, Carlo Vidusso, abbiamo parlato di Vidusso, stiamo parlando anni fa, i ragazzi che cantavano anche 60 anni fa c'erano le ballerine, i dancing, quindi studiavano la canzone col maestro, poi andavano a cantare al venerdì, al sabato sera, anche tutta la settimana. Magari per, io quando cominciai prendevo 5.000 lire al giorno, però 5.000 lire al giorno? Al giorno, quando suonavo nei night. Però questo vuol dire 150.000 lire al mese. Quando un operaio, Paolo di Milano, ne prendeva 40.000. Certo, era già una grande fortuna. Oh, diciamo. Bravo, capito? Però quando disse mio papà, papà guarda che non vado all'università, vado avanti con la musica, e lui dice, cosa fai, il clown, il pagliaccio, dove suoni, in quale circo suoni? Perché in Italia la musica è considerata da circo, certo. Una volta, oggi certo. Non so. Ma oggi l'importante è in che televisione vai, hai capito qual è il problema? Cambia il circo, ma sempre quello è. Maestro, senti, dato che siamo in periodo natalizio, volevo dedicare, prima di ritornare ai nostri discorsi, perché ho ancora tante altre domande da farti, volevo dedicare ai nostri telespettatori un augurio di Natale con un preludio di un brano che faremo proprio al concerto di Natale, dell'oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns, il preludio. Era l'oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns, opera 12, che seguiremo con l'Orchestra Filarmonica della Calabria proprio per il concerto di Natale, per un augurio ai nostri telespettatori.
Ma ritorniamo a noi, ai discorsi che ci stavamo facendo, perché ecco, parlavamo del fatto che UFO Robot ha venduto 650.000 copie di CD, 300.000 copie di LP, che forse tanti giovani oggi nemmeno sanno che cos'è un LP sostanzialmente, perché sono abituati ad ascoltare ben altro. Adesso, devo dire, da un paio d'anni, 2 o 3 anni, il vinile sta tornando, non dico di moda, però, dato che poi c'è una cosa, l'oggetto segue la tecnica. Dato che hanno rilanciato i giradischi, perché la chiavetta USB è un elemento che costa 300-400 euro, bisogna dare del materiale per i giradischi. E allora cosa dai? Il vinile ristampato di opere, di album Le famosi, dei ristampe. Pink Floyd, eccetera. E uno di questi è stato un UFO Robot. Hanno stampato il vinile e Di proprio cui tra pochissimo, ecco, tre faremo anni un fa la omaggio. Warner Music, Come no, Warner Music, quindi che è proprietà un'altra etichetta dell'Asti, ha discografica. stampato e numerate le copie di vinile con questa copertina originale e per 2 settimane sono stato in classifica, dopo 40 anni, un'altra volta. Ascoltiamo, maestro, Voglio questo sentire, regalo dai. che ti facciamo. Era UFO Robot, 650.000 dischi, 300.000 copie di LP, tra l'altro nella versione originale che ci ha dato il maestro Vince Tempera, suonato dalla band del conservatorio. Maestro, delle emozioni, sono emozioni, cioè queste qua, perché veramente abbiamo detto i dischi, ma insomma chi ha guardato, insomma gli italiani hanno guardato UFO Robot veramente per decenni. Prima della pandemia, la Gazzetta dello Sport aveva rieditato presso i giornali i DVD di UFO Robot con le canzoni. E
anche lì in due volte hanno fatto più di 800.000 copie. Che poi noi stiamo parlando di Uforobò perché ecco, questi ragazzi si sono divertiti a suonare queste straordinarie musiche che tu ci hai fornito, ma poi le colonne sonore, insomma, che hai realizzato sono tantissime: Fantozzi, Febbre da cavallo, Kill Bill di Quentin Tarantino, ce ne sono un'enormità. È un lavoro, perché scrivere colonne sonore, noi in Italia ne abbiamo avuti di compositori che l'hanno fatto, da Morricone a Nino Rota a Vince Tempera. Sai cos'è? La colonna sonora, ad esempio, ogni anno ne scrivavamo io e i miei collaboratori Fabio Frizzi e Franco Bixia, 14-15 colonne sonore all'anno. Cioè in un mese, a volte 20 giorni, scrivi 50 brani musicali. Gli strumentali anche. E non c'erano non c'era tempo di che pensare. Si usano oggi. Cioè, non c'erano programmi. Si scriveva a matita, quindi. Si scriveva a matita. Copista, come faceva Bach. Il copista, certo. Il giorno dopo incidevi, andavo. Ma cosa sta accadendo poi oggi? Perché un po' questo lavoro sta venendo a mancare. Manca la forma, forse. La forma non c'è più questa cifra interna. No, sai cosa c'è? Che il consumer, le grandi case di strumenti, eccetera, per sviluppare il consumer, il consumatore, no? Per gli inglesi, per far comprare i vari tastiere, i vari metodi, i tutors, eccetera, hanno incrementato il fatto che tu a casa puoi scrivere una canzone e puoi anche fare l'arrangiamento. Certo. I poveretti non sanno che a volte schiacci un dito e suona l'armonia. Ma io ho vinto una causa con dei tedeschi proprio su questo. Cioè, io facevo come si dice, per il tribunale facevo il tutore dell'analisi. E un mio amico compositore, Andrea Guerra, si trova citato da un tedesco per aver copiato una melodia. Io lo sento. Dico, scusa, l'originale l'ha fatto con una tastierina che era Casio. Io faccio questo tasto qua e mi suona la melodia. Quindi ho detto, vanno il giudice, che non è che facciamo dei discorsi musicali. Il signore tedesco ha copiato, ha schiacciato un tasto e l'ha fatto anche il signor Andrea Guerra. È venuto fuori quella armonia lì. Cioè, hanno copiato una tastiera elettronica. Certo. Come la mettiamo? Ha ragione lei, maestro. La causa è stata vinta da Andrea Guerra, annullata. Annullata. Perché è così. Volevo ricordare che il maestro Vince Tempera ha fatto praticamente 20 edizioni del Festival Bar come direttore d'orchestra e come arrangiatore e 43 anni del Festival di Sanremo come direttore d'orchestra e arrangiatore. Cioè, praticamente chi più ne ha più ne mette. Guarda, l'ultimo è stato... che abbiamo vinto con Gabbani, Francesco Gabbani, amen. Certo. Ad esempio lì uso una tecnica, cioè il direttore d'orchestra, arrangiatore, quando fai Sanremo o fai, devi aiutare il cantante e trovare... È una missione quindi. È una missione, e trovare nella partitura quei punti nevralgici per far scattare l'applauso. E quando Gabbani... Ecco perché dicevamo missione, un mestiere, cioè mestiere, certe cose o le sai fare o non le sai fare. Con Gabbani, a un certo punto della canzone, c'è un punto che mi ricordava Bandiera Rossa. Da, 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 da. Ho detto, guarda, qui quando arriva Bandiera Rossa, noi partiamo con la batteria che fa... No, ma io ho la batteria elettronica. No, tu usi la batteria vera lì, in teatro. Che a me serve la gente in teatro. Infatti, appena parte la batteria all'inizio, vedi... Quelle 5-6 attrici ci sono sempre a Sanremo, si alzano dalle rosse e io comincio a ballare. Numero uno. Boom. Due, arriviamo a quel punto di tarana, c'è l'orchestra che a quel punto lì non suonava gli archi, cominciano con l'archetto a fare dei movimenti, se li sono inventati in quel momento. È diventata una moda. Cioè, quel pezzo era differente dagli altri perché l'orchestra ballava, suonava. Ecco. Certo. A volte non occorre che l'orchestra, come negli anni 40, avevamo le big band che cantavano le canzoni, non occorre che suonino il trombone o la tromba, a volte possono anche muovere lo strumento, fare un po' di coreografia. Di coreografia. E poi funziona. Certo. E gli ultimi lavori e gli ultimi dischi d'oro
anche con l'apporto del tenore Gianluca Terranova, poi per altre colonne sonore, Caruso, dischi di platino per la produzione del CD di Guccini. Cioè, praticamente la tua è una carriera che è iniziata da giovanissimo, ha continuato anche ora, anche adesso, anche come direttore artistico di festival, quindi sei uno di quei musicisti che al momento, diciamoci la verità, dà tante possibilità ai giovani di potersi esibire. Io dico una cosa, io sono con i giovani, mi scrivono i miei in famiglia, ciao, te sei troppo duro. Non è che sono duro, sono realista. Se sei capace. Se sei stato allievo di Carlo Vidusso, sei severo capace. Sicuramente. Se non sei capace, Severità, come diciamo. Per fare del bene alla ragazza. Certo, una severità, serietà. Serietà, no? Allora, inutile illudere. Da me hanno la verità, poi da altri hanno. A volte gli racconto delle storie, capito? Ma io non è che posso perdere tempo, non si sa mai. Devi dire, cioè, chiaramente il tuo consiglio finale, dato che siamo quasi in chiusura, diciamo, cosa consiglieresti ad un giovane oggi che vuole intraprendere questa carriera nel mondo della musica classica, ma leggera? Bisogna avere, uno, amare la musica. La passione. E non farla la per, prima, il, solo la, perché... La prima è sicuramente la allora, passione. Allora, Guccini diceva, ho imparato a suonare la chitarra per intortare le ragazze. Diciamola. È passione. È una passione anche quella. È una passione anche quella. Quella, le ragazze, è una passione. Uno, quello. Due, devi sapere che è una vita di sacrificio all'inizio. Hai tutti contro, la famiglia, a me, io avevo la famiglia contro, che mio padre voleva che facessi una professione, o avvocato, o ingegnere, o quello che vuoi, ma dovevo fare il lavoro. La musica era un hobby, non era un lavoro, invece per me era un lavoro. Quindi, carriera dura, difficile, avrai tante porte chiuse in faccia e qualcuna ti si apre anche. E devi essere, devi avere pazienza e ascoltare anche gli altri, non solo te stesso. Devi imparare a sentire quello che dicono gli altri o le critiche che ti fanno, perché non tutte sono cattive. Magari dentro c'è la chiave che tu non hai mai trovato di te stesso. La chiave, trovare la chiave è sicuramente un'altra cosa. Esatto, la chiave di solo o la chiave di basso, decidiamo. Maestro, allora noi... E studiare. Studiare sicuramente è fondamentale. E la prima cosa da mettere al primo punto è quella di studiare il sacrificio per la musica, che poi ci sono è tante un altre cose, ma questa parte dei particolari. Maestro, allora io ti voglio dire grazie, grazie veramente di essere stato qui con noi. E sono sicuro che mi hai fatto. Figurati, è stato veramente un piacere. E sono sicuro che i nostri ragazzi terranno veramente, li scriveranno questi consigli che tu ci hai dato, perché sono parole che dette da una persona come te, che è stato tanto a contatto con i giovani, ha fatto questa carriera, sono preziosissime. Solitamente io chiudo facendo una sigla al piano. Vorrei aggiungere una cosa prima che tu chiuda. Io ho imparato dai vecchi Stan Kenton e Woody Herman, i quali loro dai ogni grandi. Anno giravano le università americane, dove c'erano i marching band, sceglievano i due o tre elementi migliori e li inserivano nella loro orchestra. Perché solamente con i giovani rileggi la stessa partitura in un modo differente. È un altro trucco questo. È un altro trucco. Però io ho sempre guardato il giovane proprio per questo. Perché il vecchio mi ha già dato, so già cosa fa. È scottato. Guardi al futuro. Io guardo sempre avanti. Guardi avanti. Stai dicendo, scusa, no, giorno. Niente, dicevo semplicemente che solitamente chiudo la trasmissione facendo una sigla. Mi permetto di chiederti, facciamo una cosa simpatica, ci cambiamo di posizione, io vengo là e te vieni guarda qua. Ti faccio una sigla, la mia sigla. Grazie, sei veramente preziosissimo. Posso? Guarda. Thank you.